Ragazzi, oggi sono in compagnia di mio cugino Daniel. Dove sei? E ce ne andiamo al lago di Campotosto. E vai! Giornata spettacolare! Ragazzi, siamo arrivati al lago di Campotosto. Il posto è meraviglioso, i colori sono spettacolari. La cosa scioccante è che il livello dell'acqua è basso, veramente basso. Dalla parte di là, domani vi faremo vedere che andiamo in bici, ci sono dei punti che praticamente potresti camminare sul fondale. Noi adesso facciamo pranzo. Dani, prepariamo il pranzo? Prima cosa il pranzo. Mezze maniche, cacio e pepe, va bene? Sì, mezzo chilo a testa. Mezzo chilo a testa, basta. Vai, vai! Vieni! Vieni avanti, vieni! Oh, buono! Fermo lì! Tira bene il freno a mano! Controlliamo la livella! Un altro po'! Un altro po'! Vai, vai! Vai, bestiaccia! Buono lì! Freno a mano, marcia inserita, spegni tutto! Andiamo a fare la camminatina. Dani, si porta le... I viveri! Sì, non si sa mai prende sete. Allora, praticamente qui vicino al ponte del lago di Campotosto c'è questa area dove di solito d'estate si ferma un chioschetto. Ci sono vari tavoli, c'è la disponibilità per usare dei barbecue, là ci sono in muratura, quindi si può fare il barbecue. C'è anche un forno, non so se a gas, un forno a legna da utilizzare. È bello, molto bello. Oggi tira un po' di vento, è comunque una bella giornata. Ragazzi, praticamente abbiamo visto che la bicicletta di mio cugino c'ha una camera d'aria forata, quindi stiamo andando qui vicino che ci dovrebbe essere un ciclista, l'abbiamo chiamato e ci ha detto... Gli imprevisti ci stanno sempre col L'abbiamo chiamato e ci ha detto che ce l'ha giusta al volo, così domani mattina riusciamo a uscire in bicicletta. Andiamo a vedere. Abbiamo trovato quest'uomo, questo santo uomo che ci sta aggiustando la bicicletta. Fammi dire che non mai si trova di tutto, ragazzi. Santo uomo. Siamo riusciti ad aggiustare la bicicletta di mio cugino. Riparata. Qua è calata la notte, noi abbiamo acceso i riflettori. E ci prepariamo per la cena. Buongiorno ragazzi, appena svegliati, adesso ci prendiamo un caffè e ci andiamo a fare una bella camminata. Qui è meraviglioso, si vede benissimo qui il Gran Sasso. Oggi sarà una bellissima giornata. Vamos Dani? Vamos. Siamo pronti? Sembra di notare che stanotte abbia ghiacciato molto bene.
ragazzi, è incredibile quanto il lago sia prosciugato, sia secco. È una cosa incredibile. È meravigliosa, c'è un sole spettacolare, fa freddino specialmente all'ombra, però meraviglioso, colori spettacolari, spettacolari proprio, bellissimo. Prepariamo il barbecue. Come si fa il panino? Si fa così, metto un po' di poi si mette questo, si usa come pane, no? Ok. Che animale da traino che sei! Per noi la giornata di svago è praticamente arrivata alla fine. E niente, noi ripartiamo verso casa. Ciao ragazzi, alla prossima!